Beh, diciamo, al di là dei fatti più evidenti, e il più evidente, non sono certo primo io a dirlo, è la sconfitta dei 5 Stelle. Però io, se fossi nei panni dei partiti tradizionali, non è che canterei così tanto vittoria. E spiego perché. In primo luogo, le liste civiche obiettivamente sono andate bene. E poi, in secondo luogo, la gente premia la capacità di stare insieme, questo vale a destra e vale a sinistra. Quindi mi sembra un voto che finalmente non è tanto per la polemica, è per la concretezza, per le proposte serie. Poi fare il lavoro del sindaco non è facile, non sono molti quelli che vengono rieletti, e quindi oggi siamo tutti qua a dare peso a queste elezioni. Ecco, poi i sindaci vanno supportati e aiutati perché fanno un lavoro difficile. Il PD sta cominciando a pagare una certa frammentazione a sinistra. Beh, la sinistra ha, ripeto, il tema di stare assieme. Noi possiamo continuare a ripetere il modello Milano, il modello giusto, poi non possiamo dimenticarcene. Io ribadisco che la sinistra ha il dovere di cercare di stare assieme, non ad ogni costo, però alla fine, quando si va a votare, è così, cioè, se si riesce con fatica a stare insieme, la vita poi è più facile. Senta, come legge l'ulteriore calo del 6% dei votanti? Ma da un paio di punti di vista, certamente è una continua disaffezione verso la politica. Certo è che in una giornata così, giugno inoltrato, caldo, eccetera eccetera, poi di fronte a questa atmosfera poi la gente si stanca un po' al mare. E ai suoi colleghi, tipo non so, Scanagatti, che consiglio dà? Come affrontare queste due settimane del ballottaggio? Ma io Scanagatti l'ho supportato, lo supporterò, mi ricordo che gli avevo detto il giorno prima non guardare i sondaggi, perché obiettivamente contano, ma fino a questo punto il mio consiglio è quello di ripeto, rimanere sul concreto, sul reale, per cui Scanagatti può parlare di tante cose, si prende il rischio di parlare di cose concrete, poca politica e tanta concretezza. Il risultato di sesto può cambiare molto per la strategia della città? Il risultato di sesto sarà delicatissimo al ballottaggio, io mi recherò a Sesto nei prossimi giorni per dare una mano alla Chittò. Obiettivamente è una città non solamente simbolo ma anche importante concretamente, per cui grande attenzione. A livello nazionale da più stabilità? Secondo lei è circoscrivibile solo a un fenomeno di comunali o è un messaggio anche sul nazionale? No, è un messaggio perché spesso le liste civiche sono più concrete e schierano persone che hanno conoscenza dei problemi della gente, quindi è un messaggio per tutto. Adesso vediamo il ballottaggio, però il messaggio mi pare che sia abbastanza forte, per cui dico grande rispetto per i partiti tradizionali, ma che nessuno canti vittoria. Ma lei sarebbe d'accordo con le primarie di coalizione? L'ho già detto, sì, alla sola condizione che chi perde dal giorno dopo sta con chi ha vinto. Io porto sempre l'esempio, adesso la Balzani ha deciso di fare un'altra, di lasciare la politica, ma porto sempre l'esempio di Maiorino. Il nostro confronto durante le primarie è stato anche aspro, ma lui dal momento dopo era con me. Ecco, questo è assolutamente fondamentale. Grazie, arrivederci. Grazie.